La pallacanestro viola vince in trasferta, un risultato importante contro uno degli avversari più forti del girone su un campo complicatissimo. I nero arancio espugnano il rettangolo di gioco del Sala Consilina grazie al punteggio finale di 70-73. Esordio per Ilija Tirtishnik, il colpo di mercato della dirigenza regina che si conferma sin da subito un fuori categoria. Coraggioso, determinato, vero uomo squadra. Ilija in coppia con Maksimovic firma il primo break dei regini doppiando nel punteggio i locali. Fraga e Soci invece andranno a recuperare parzialmente il gap sul 16-20 di fine primo quarto. Nel secondo quarto Sala Consilina prova ad avvicinarsi, ma i canestri di Maksimovic e la sostanza di Tirtishnik tengono a bada con 5 punti di vantaggio i locali. Si va 30-35 a metà tempo. Un canestro di Enie fa avvicinare Sala Consilina sul meno 1. Reggio non sta a guardare, con maturità e un buon Aguzzoli tiene botta. Il pari della Diesel Tecnica Sala Consilina arriva verso la fine del terzo tempo sul 49 pari. Gara ruvida nella seconda parte, ma nel quarto periodo uno scatenato Aguzzoli ed un canestro di Simonetti portano gli ospiti sul più 9. Con maestria e impegno Reggio tiene botta, nonostante la gioventù del proprio roster, cedendo qualcosa solo nell'ultimo giro di lancette. Vince dunque la pallacanestro viola con il risultato di 70-73 e lancia un messaggio ai suoi tifosi. Domenica prossima serve il pianone in casa contro Barcellona.